Ho partecipato alla conferenza stampa di presentazione della stagione 2013-2014 del Teatro Filarmonico e Teatro Ristori della Fondazione Arena di Verona. E ho sentito un discorso vecchio e nel contempo nuovo. Nuovo perché è un discorso che non viene fatto generalmente nelle conferenze stampa di presentazione delle stagioni dei grandi teatri italiani. Nuovo perché riafferma nelle parole del direttore artistico dell'Ente Arena, Paolo Gavazzeni, il valore del repertorio tradizionale per il pubblico, mentre invece altri teatri preferiscono, più che equilibrare, sbilanciare verso la produzione non di repertorio i loro cartelloni, per necessità di proporre delle novità. Ma il pubblico dell'opera, il pubblico della musica classica è tradizionalista e se un teatro, come giustamente pensa Gavazzeni, vuole recuperare un rapporto con il proprio pubblico deve puntare al repertorio. Deve puntare al repertorio, non ci sono alternative. E non è questione di una filosofia che guarda indietro o che guarda avanti, è questione di una consapevolezza di quale ruolo debba svolgere un teatro per la città. E in questo senso è stato molto chiaro Gavazzeni, supportato anche dall'opinione assolutamente favorevole di Franco Menini, che rappresentava lo sponsor della stagione del Filarmonico e del Ristori, lo sponsor della Banca Popolare di Verona. Franco Menini ha sostenuto, che con gioia ascoltava le parole di Gavazzeni, il quale affermava che la gente deve andare a teatro per trovare le proprie emozioni, per trovare dei momenti di socializzazione, per trovare anche la possibilità di divertirsi e di passare in serenità una serata. Bene, Gavazzeni l'aveva detto. Io quando ho preso l'incarico qui in Arena sapevo che il festival estivo ha le sue logiche, perché l'Arena di Verona è un teatro che si rivolge al mondo, è un teatro che deve soddisfare un pubblico internazionale e quindi la possibilità di intervento nelle stagioni rispetto al consolidato non sono poi infinite. Mentre il Filarmonico invece è il teatro per la città, sostiene Gavazzeni, è il teatro che deve richiamare i veronesi, non soltanto quelli, ma intanto e principalmente quelli a riempire platea e palchi. Ecco allora il senso di una stagione che si affida a dei titoli di repertorio quali il Don Pasquale di Donizetti. Si comincia al Filarmonico dal 13 al 22 dicembre 2013, per passare poi all'Italiana in Algeri di Rossini dal 2 al 9 febbraio 2014. La Vedova Allegra di Lear dal 2 al 9 marzo 2014, Maria Stuarda di Donizetti ancora dal 6 al 13 aprile e infine dal 9 al 16 novembre 2014 la Bohème di Puccini. Frammiste a queste opere ci sono tre balletti: lo Schiaccianoci à la carte, un galà di danza con le coreografie di Renato Zanella, che prendendo le mosse dallo Schiaccianoci di Tchaikovsky rinnova la gestualità, la coreografia e anche la concezione dello stesso spettacolo di danza. Questo al Teatro Ristori dal 20 al 21 dicembre. Poi Barocco Remix, un balletto su musiche barocche al Filarmonico dal 15 al 19 marzo, una nuova creazione della coreografa Marguerite Ognon. E infine un tradizionale Lago dei Cigni, sempre nel Filarmonico di Tchaikovsky, dal 15 al 18 maggio, con le coreografie di Renato Zanella.
Questa è la stagione tradizionale che si è sentito di proporre Gavazzeni per richiamare il pubblico di Verona dentro il Filarmonico e dentro il Teatro delle Storie. Stesso discorso per quanto riguarda la Sinfonica, che va a cominciare con ovviamente il coro e l'orchestra dell'Ente Arena, va a cominciare con 5 concerti al Teatro Ristori il 8 novembre, 8-9 novembre, venerdì e sabato, sarà sempre nel weekend la Sinfonica, venerdì e sabato oppure sabato e domenica, venerdì e sabato, sabato e domenica, la seconda rappresentazione, la seconda recita, il secondo spettacolo sarà sempre alle 17 del pomeriggio, con autori quali Haydn, Mozart, Beethoven, Schumann e poi insomma i grandi autori che hanno fatto grande il 700 e l'800 sinfonico in Europa. La scommessa che ha fatto Gavazzeni sarà vinta? Lo sapremo alla fine del ciclo. Intanto io, come presidente dell'Unione dei Circoli Lirici Italiani e delle Associazioni Musicali Italiane, invito i miei presidenti a farsi vivi con il Teatro Filarmonico attraverso il sito dell'Arena di Verona www.arena.it, poi andate nel programma del Filarmonico e lì trovate in internet tutte le indicazioni per mettervi in contatto ed eventualmente programmare una partecipazione a questi spettacoli che possono contare, oltre che su titoli di repertorio, anche su grandi interpreti. Scopritelo da soli andando nel sito.